Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo il casco di Danny Philip Hertz, modello 2013. Come potete vedere, la grafica presenta due varianti grafiche. Anche questo casco, come abbiamo già presentato quello della volta scorsa, ha una parte lucida e una parte opaca, quindi la grafica viene praticamente dimezzata in due varianti. Come vedete, questa zona qui è opaca e questa zona qui all'interno è lucida. Eccolo qui l'effetto, guardate che bello, vedete? Vedete il riflesso della luce? Ecco, opaco, lucido, opaco, lucido. E così praticamente a buona parte del casco. Abbiamo anche la zona di lato, eccola qui. La parte qui è satinato opaco, vedete? Opaco, lucido. Una cosa particolare, un effetto molto bello. Poi andiamo a... Vedete che bello? Opaco, lucido, eccolo quell'effetto. Vedete il riflesso del neon che... Eccolo lì, no? È un effetto molto molto bello. Poi andiamo poi a dividere le due grafiche utilizzando un nastrino colorato. In questo caso abbiamo utilizzato un nastrino giallo fluorescente. Ed è molto molto bello perché andiamo a realizzare due grafiche, due tipologie grafiche nello stesso momento. Guardate che bel effetto. Come vedete, l'opaco ha una parte che è satinato con i glitter color arcobaleno. Vediamo se si vede l'effetto, eccolo lì, molto bello, guardate che bello. È un glitter arcobaleno con i bordini gialli fluorescenti. Un bel casco, Danny Philip Hertz by Apache Design, versione 2013.